Numeroso il pubblico che ha assistito nella serata del 10 settembre alla presentazione del libro Le guarigioni presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli nell'ambito della rassegna Settembre Culturale al Castello, scritto dall'attore e regista Kim Rossi Stewart, un libro dove i personaggi si muovono nelle loro storie con l'andamento irregolare e imprevedibile di una vita che sposta i cartelli e confonde le direzioni per irriderli e confonderli ogni volta. Uomini e donne che combattono contro gli eventi e le loro stesse idiosincrasie per provare a trovare, se non le risposte, almeno le domande giuste da porsi lungo un filo comune ma ben dissimulato che raccoglie assieme questi 5 racconti, microcosmi di amore, lotta, impazzimenti e visioni. Mi auguro che interessi, mi sembra di vedere che c'è un fermento culturale qui particolare, ha parlato l'assessore, mi sembra che questa manifestazione sia molto bella, l'attenzione del pubblico è stato abbastanza sorprendente, particolare, attiva, bella. E quindi vediamo un po' questo libro che mi dicevi. Che cosa ti ha spinto a scriverlo? Cosa mi ha spinto a scriverlo? Ma sai, le cose poi quando vengono in maniera quasi, come dire, autonoma, secondo me hanno un valore particolare. Non è una cosa che ho inseguito, pur avendo sempre amato la scrittura, pur avendo sempre scritto, sin veramente da bambino, da ragazzino, è arrivata questa opportunità. Ci sono stati degli editori che si sono fatti vivi, che mi hanno proposto di pubblicare qualcosa. Elisabetta Sgarbi lo ha fatto, ecco, chiamandomi personalmente, instaurando un dialogo umano, e da qui poi è nata questa idea. Mi sono lasciato andare a questa bella possibilità che ho scoperto di scrivere senza i vincoli che di solito invece il cinema, la scrittura per il cinema ti impone. Perché lo consigliamo quindi? Perché leggerlo? Il libro? Ma perché è autentico, ne so, io come pubblicitario sono pessimo, in una società che vive di pubblicità io non sono un grande, sì, brava. Un saluto al Cilento Channel da Kim Russo.